Si intitola Fuori fuoco, il primo film interamente realizzato da detenuti in un carcere, quello di Terni, prodotto da Alba Produzioni con Rai Cinema. Francesca Nocerino ci racconta il progetto. Un esperimento rivoluzionario, Fuori fuoco. La vita nel carcere attraverso la voce dei detenuti, registi e protagonisti del film. A mio avviso questa è stata una bella esperienza, perché se uno ha il coraggio di raccontare agli altri ciò che è stato veramente, vuol dire che in fondo vuole cambiare veramente. In sei hanno imparato a usare la telecamera, realizzando un racconto autentico e coraggioso di errori, amarezze, sofferenze e prospettive. Il documentario, presentato alla Camera dei Deputati alla presenza del presidente Roberto Fico, è firmato da Erminio Colanero, Rosario Danise, Thomas Fischer, Rachid Benbrick, Alessandro Riccardi. Vivendo in modo scorretto, il rispetto era una chimera. Quindi con questo progetto sicuramente abbiamo imparato a rispettare le persone, chiunque si siano, che portassero una divisa o no. Un progetto nell'ottica del reinserimento nella società, il primo in assoluto in Italia. Abbiamo infranto quasi un tabù, perché la telecamera, che in genere in carcere è lo strumento attraverso cui controlliamo i detenuti, è andata in mano loro 24 ore su 24, e così hanno potuto riprendere se stessi, i loro compagni, anche gli operatori penitenziari. Umanamente, che cosa avete scoperto con questa esperienza? Ma innanzitutto che la libertà è una cosa che noi diamo per scontata, e che invece, insomma, chi è più sfortunato, chi fa un errore, può facilmente perderla, ed è una cosa terribile da perdere.